Anticipazioni Beautiful. Queen e Carter ritornano insieme. Lunedì, 14 agosto 2023. Carter spiega a Queen che, essendo impegnata con Eric, vuole sposare Paris in quanto che gli potrà assicurare una famiglia. Poi si reca dalla giovane alla quale chiede di unirsi a lui in tempi brevissimi. Eric è molto pensieroso, soprattutto da quando Hope gli ha consigliato di seguire il suo cuore. Poco dopo, la giovane confessa ciò che ha visto al centro benessere anche a Liam. Entrambi sono convinti che il patriarca e donna torneranno ufficialmente insieme perché legati da un sentimento profondo. Ad un tratto, sopraggiunge Ridge che avvisa i due ragazzi dell'evasione di Sheila. Quest'ultima non sa dove si sono sistemati temporaneamente Steffi ed i bambini. Teme per la vita di Lee Finnegan, ora vuole solo accertarsi che non le abbia fatto visita e che non sia in pericolo. Finn riprende conoscenza in presenza delle sue mamme. Martedì, 15 agosto 2023. Ad un tratto, il giovane dottore precipita nuovamente in coma. Con la scusa di doversi recare in ospedale per prendere dei farmaci utili a suo figlio, li esce ed inizia a chiamare la polizia. Sheila la sorprende ed inizia uno scontro prima verbale poi fisico. Ad avere la meglio è la Finnegan che sale a bordo della sua macchina pronta a raggiungere Baker. Ad un tratto, Mike Guthrie viene in soccorso alla Carter prestandogli la sua auto. Piove a dirotto, la visibilità è scarsa e, nel corso dell'inseguimento, la macchina di Lee precipita giù da un dirupo in acqua. Wyatt, intanto, si reca da Queen che gli rivela di essere triste per la decisione presa da Carter. Il ragazzo intuisce che sua madre ami ancora l'avvocato. Zende confida a Ridge di sentirsi malissimo. Non riesce ad accettare che il suo amico abbia deciso di far coppia con Paris. Mercoledì, 16 agosto 2023. Ridge, dopo essersi confrontato con il nipote, raggiunge Carter che ammette di non aver mai smesso di pensare a Queen. La designer spiega al marito di essere contraria alla decisione dell'avvocato di unirsi a Paris. Quest'ultima, intanto, al settimo cielo, inizia a progettare le sue nozze. Grace scopre che sua figlia e Carter si sposeranno l'indomani al giardino. Scossa, corre sul terrazzo della Forrester per avvisare Zende della proposta che sua figlia ha ricevuto da un uomo che non la ama. Carter viene nuovamente braccato dalla Fuller. Dispiaciuto, spiega di non avere alternative visto che la donna che realmente ama è impegnata con il suo capo. Lee non riaffiora più dall'acqua. Sheila, dall'alto del pontile, si gode lo spettacolo. Ridge, intanto, spiega a Katie di voler fare da testimone di nozze al suo migliore amico. Giovedì, 17 agosto 2023. Queen, per evitare pettegolezzi ed imbarazzi, non vuole recarsi alla cerimonia che consacrerà Carter e Paris marito e moglie. Il grande giorno arriva. Nemmeno Eric preferisce prendervi parte. E dice alla moglie di avere un impegno al club. La Fuller, più tardi, decide di seguirlo. Al centro benessere incontra Bridget con la quale pranza insieme. Le due donne, poi, chiedono ad un cameriere di indicargli il campo in cui gioca Eric. Stranito, il giovane spiega che i campi sono in ristrutturazione e, per questo, inaccessibili. Poi aggiunge che possono trovare Eric presso il Bungalow 27. Qui Queen e Bridget scoprono la tresca tra Eric e Donna. L'uomo si scusa per aver provocato immenso dolore alla moglie. Entrambi arrivano alla conclusione che il loro matrimonio deve finire. Il patriarca la invita a bloccare le nozze di Carter e Paris. Venerdì, 18 agosto 2023. Il matrimonio senza amore di Carter e Paris ha inizio. Nelle vesti di officiante, Charlie parla di amore e felicità, mentre il Walton ripensa ai momenti trascorsi con Queen. Grace è distrutta e chiede a Zende di fare un ultimo tentativo per riprendersi la Buckingham. Ad un tratto, arriva la Fuller che interrompe la cerimonia, rivelando all'avvocato di amarlo e di aver scoperto che suo marito ha una relazione con Donna Logan. Al settimo cielo, Carter si tuffa tra le sue braccia, lasciando Paris tutta sola ed incredula. Grace corre a consolarla, non prima di aver mollato un sonoro ceffone all'ormai ex genero. Donna si precipita da Katie per rivelarle di essere ritornata con Eric. Sheila, dopo la morte di Lee, continua a prendersi cura di Finn. Mike la raggiunge.
A lui, la Carter racconta gli ultimi drammatici avvenimenti. Finn si riprende. Sabato, 19 agosto 2023. Ridge assolda una intera squadra di vigilanza per proteggere la sua famiglia da Sheila. Intanto, Jack Finnegan è pronto ad incontrare i Forrester. Taylor e Thomas lo accolgono. L'uomo vorrebbe tanto avere notizie di Lee, che non risponde più al telefono da giorni. Finn ha uno scompenso cardiaco, che manda nel panico Sheila, restia ad allertare il 911. Grazie ad un defibrillatore, la Carter riesce a scongiurare il peggio. Finn inizia a riprendersi dal coma e Sheila caccia via Mike dalla stanza, prima che suo figlio possa risvegliarsi e chiedere della sua presenza. Ripresosi ma ancora molto debole, il ragazzo chiede notizie di sua moglie. Lei si limita a dirle che è partita per un viaggio. Fortunatamente, Finn ricorda tutto della sparatoria al giardino. La Carter lo prega di non agitarsi perché non possono recarsi in ospedale. Domenica, 20 agosto 2023. Sheila tiene in ostaggio Finn, affermando che dovrà restare al sicuro fino a che non si sarà ripreso del tutto. Lo informa, inoltre, che tutti lo ritengono morto e che Steffi e i bambini sono partiti nella speranza di riuscire a superare il lutto. Finn chiede notizie di Lee, ma la Dark Lady si limita soltanto a dirgli che è anche grazie a lei che si è salvato. Piangendo, il ragazzo non vede l'ora di riprendersi per scappare via e ritornare da sua moglie. Hope confida a Liam di sentirsi sollevata che Eric sia ritornato con Donna e che non sia stata una perfida donna come la Carter a boicottare le nozze di Paris, come invece accaduto a sua madre e Ridge. Brooke, intanto, nonostante la ferma decisione di bandire Deacon dalla sua vita, continua a vivere da sola. Il Forrester non sembra per nulla intenzionato a ritornare con la Logan che non si dà per vinta.